Oggi Gabriele romperà i maroni. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Sbriciolerai i marroni perché faremo una buonissima torta alla carota. Sì, vabbè. Perché faremo una torta alla carota parlando di castagne. Questo lo dobbiamo lasciare perché veramente lei ha in testa, non so cosa. Magari facciamo. No, la lasciamo questa. Dai, vai avanti. Una torta di castagne, ve lo dico io. La carota c'è? No, non c'è nessuna carota. Una buonissima torta di castagne che va a braccetto con il periodo, perfetta per questa stagione ma anche per le festività di Natale. Bravo. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come Gabriele i maroni sfrantumerà. Ed ecco gli ingredienti per la nostra buonissima torta alle castagne. Allora, iniziamo subito con 260 g di zucchero semolato bianco. Potete usarlo anche di canna. 250 grammi di latte di castagne o latte normale. Questo l'abbiamo preso al Penny Market, se volete informazioni su dove reperirlo, ma anche all'Eurospin forse lo trovate. Le farine sono 350 grammi di farina 00, 150 grammi di farina di castagne. Questa la trovate in tutti i supermercati un po' più forniti. Un cucchiaino di essenza di vaniglia. 4 uova. 160 g di burro fuso e una scatola di marron glacé. Non la useremo tutta, ma compriamone una scatola. Potete comprare anche quelli già spezzettati. Ah, una bustina di lievito. Per dolci. Iniziamo subito. All'interno della planetaria inserisco dapprima le uova e tutto lo zucchero. Metto qui il cucchiaino di essenza di vaniglia e vado da prima a velocità 1 e poi man mano aumento la velocità fino a far diventare bello spumoso il composto. A questo punto aggiungo il burro, facendo attenzione che non sia caldo ma tiepido. Metto tutto dentro e continuo a frustare. A questo punto inserisco il latte di castagna. Se non ce l'avete, non preoccupatevi, potete tranquillamente usare il latte normale all'interno del quale avrete frullato un paio di marron glacé, per intenderci. E voilà. A questo punto inserisco 5 cucchiaiate belle piene di farina e piano piano metto il tappino e Brava. Piano piano lascio andare. Mentre la macchina va, inserisco anche la farina di castagne. Questa qui, per intenderci, non vi avevo fatto vedere com'è. E la inserisco tutta. Metto un setaccino e inserisco il lievito a metà della lavorazione. Io lo passo con il dito perché ce l'ho pulito. Cucchiaiata dopo cucchiaiata aggiungo la rimanente farina 00, lasciandone da parte il fondo del piatto che mi servirà dopo. Per intenderci, guardate qui il piatto, ne ho lasciato proprio un cucchiaio, il quantitativo poco più di un cucchiaio, va bene? Anzi, lasciamone un cucchiaio che mi basta e mi avanza. Ok, aumento la velocità e faccio andare ben bene l'impasto. Prendiamo i nostri bei marron glacé e prendiamone quasi tutti. Io avevo una scatola aperta, quindi ne ho presi 7, 8.
questo. Una ventina di marron glacé. Ora, i più pignoli si accorgeranno che io ne ho presi 19. Pignoli. Però non importa. Va bene. Non rompete le castagne. No, no. E adesso li spezzettiamo in piccoli pezzettini. A questo punto prendiamo metà dei marron glacé che abbiamo spezzettato e versiamoli nella farina. Allora, voi crederete che questa torta venga troppo dolce, marron glacé, zucchero, ma in realtà non è così, perché la farina di castagne porta molto amarostico alla torta, un sapore abbastanza amaro. Quindi incorporare un po' di zucchero in forma di marron glacé è molto buono per questa torta. In più, questa non è una torta di cui bisogna mangiarne grandi fette, ma basteranno poco per dare un buon senso di soddisfazione. È buonissima anche accompagnata nel pomeriggio a un rosolio, se avete delle visite naturalmente, a un rosolio, a un vino dolce. È molto molto buona. Diciamo che è una torta sia da tè che da come pezzettini piccoli anche da fine pasto. Benissimo, dopo aver fatto questo lavoro, butto direttamente in planetaria il tutto e con la spatola amalgamo ben bene. Mettiamo lenteglia. Io uso una tortiera standard, per intenderci quella dell'IKEA, da 34 cm di diametro, e verso il contenuto dopo aver foderato ben bene con la carta forno. Non vi faccio vedere come fodero la teglia perché ho dedicato un video che vi inserisco tra le schede e qui giù in info box. A seconda della teglia troverete il modo migliore per foderarla. A questo punto metto gli altri pezzetti di marron glacé sulla superficie della torta. Adesso in forno a 180 gradi per 50 minuti circa. Come la cuocerò? Dovendo rimanere molto in forno, farò una bella cupolina di alluminio, la metterò nella parte medio-bassa del forno con sotto, nella parte bassa, una leccarda piena d'acqua, quindi una cottura molto dolce, molto lenta, 45-50 minuti. Voi fate sempre la prova a stecchino perché ogni forno è diverso da un altro, con forno combinato, quindi sia statico che ventilato. Andiamo a metterla in forno e ci vediamo tra 50 minuti. Ed ecco la nostra torta bella e pronta. Oh, ma è bellissima. L'ho appena fatta intiepidire, se no non avrei potuto prenderla. Ci basterà collocarla su un bellissimo piatto da portata e, come tutti i buoni dolci fatti in casa che si rispettino, una bella spolverizzata di zucchero a velo, non troppo, giusto per imbiancarla un po', e il gioco è fatto. No, bellissima, buonissima torta marron glacé, buonissima torta di castagne a tutti. E ora tutti pronti per il taglio della fetta? E allora andiamo, Ancora fumante, morbida, morbida, fumante, fumante. Meravigliosa, altissima, vedete, bella compatta, ma nello stesso tempo vedrete morbida e voluttuosa al palato. Assaggiate la nostra torta di castagne e mandateci tanti pensieri positivi. Bene, vi lasciamo alle foto. E ci vediamo dopo, ciao! Thank you.
avete visto com'è semplice, basta una carota e tante castagne. Bene, ora mi prenderai in giro per sempre perché ho detto carote, come se lui non sbagliasse mai. Comunque, vi è piaciuta questa ricetta? È facilissima e di sicura riuscita. Potrete arricchirla con una buonissima glassa di cioccolato per le feste natalizie. Io l'ho lasciata più semplice, solamente di castagne e marroni sbriciolati, ma più la arricchite più buona verrà. Potrete anche arricchirla con una buonissima farcitura sia al cacao che al mascarpone e panna. Insomma, le varianti sono molteplici. Noi vi abbiamo dato la ricetta base, che è quella che va d'accordissimo anche con un buon tè, visto il periodo. Bene, quindi se anche a voi piace la carota, mi raccomando, fate questa ricetta e condividete la foto di questa torta sulla nostra pagina Facebook. E noi e ti sta bene, questa è la iattura per avermi preso in giro per la carota. Condividete le vostre torte sulla nostra pagina Facebook e mi raccomando, non carote ma castagne. L'importante è capisse. Allora ragazzi, ci ritroviamo sempre qua. Ma perché anch'io voglio sapere? Ci ritroviamo sempre qua sulle vostre tavole. Ciao!